Ciao a tutti da Mario Carbone, in questa lezione impareremo come si è fatta rossa. La eseguirò prima, poi passeremo allo studio. E si ripete, poi ci sta il finale, vabbè così, quindi lo faccio da diciamo, penultimo rigo e poi lo aggancio al finale, così. Immaginiamo di aver ripetuto questo brano 4-5 volte e poi faccio il finale. Quindi. All'inizio si può mettere, diciamo, una terzina, si può mettere qui. Quindi si può aggiungere questo abbellimento. Vabbè, del resto nient'altro più, però ora passiamo allo studio. Vediamo l'inizio quindi di come si è fatta rossa. Siamo in sesta posizione e seguiamo due volte il terzo dito. Quindi lo ripetiamo però per due volte questo che abbiamo fatto. Fatto ora, quindi è papà, papà, due volte papà, papà, un ribattuto col terzo dito, papà, papà, quindi papà, di nuovo papà, ancora, quindi il terzo dito a chiudere due volte papà, papà, in sesta posizione, papà, papà, ancora, lo ripetiamo tante volte, fin quando esce uniforme e lineare, quindi papà, papà, ancora, papà, papà, ancora. Rilassati, nel ribattuto, rilassati con la posizione con le dita. Ancora. Accarezzando il tasto. Ancora. Mettete in pausa il video e lo fate per 5-10 minuti. Quando vi sentite sicuri, andate avanti. Immaginiamo che avete messo in pausa. Ripetiamo quello che abbiamo fatto ora e andiamo avanti. Quindi due volte ribattuto del terzo. Ora abbiamo a chiudere il secondo cerchiato questo e ad aprire il quarto, quindi a chiudere il due cerchiato e l'effetto papà, il 2 a chiudere il cerchiato, il 4 ad aprire, sempre in sesta posizione, quindi il 2 a chiudere, papà, 2 cerchiato, a aprire il 4. Ripetiamo questo che è un po' difficile, 2 a chiudere, 2 cerchiato. Il 4 ad aprire. Cerco ora di farli un po' più veloci. Ancora. Quando avrò memorizzato bene il movimento del mandice, a chiudere sul 2, aprire sul 4, e l'avrò fatto per 5-10 minuti, cercherò di avvicinare queste due note, quindi ottenere l'effetto papà. Quindi a chiudere il 2, papà, così, papà, ancora. Dovrò ottenere lo stesso risultato ritmico delle due note di prima, dell'altra nota di prima che era papà, quindi ancora. Questo è l'effetto papà. Lo faccio per 5-10 minuti, ancora. Anche di più, ovviamente, per chi vuol studiare tanto, ancora, ancora. Ora metto in pausa, l'avrò già ripetuto. Leggo i due ribattuti di prima con queste due note di ora, quindi papà, di nuovo papà, papà, e aggiungo il 2 cerchiato, di nuovo tutto il rigo, cioè tutto il rigo dall'inizio, e il 2 cerchiato nuovo che ho aggiunto ora, di nuovo. Come notate, sul quarto dito mi soffermo un po' di più, è un po' più prolungata la nota. Qui per chi vorrà, diciamo, per chi gli sembra semplice, potrà aggiungere una terzina.
avanti, quindi lasciamola semplice per ora. Quindi di nuovo. Di nuovo. Mettete in pausa e ripetetelo tantissime volte. Ripeto di nuovo questa frase. Immaginiamo che l'avete ripetuto tanto, l'avete memorizzata. Se non l'avete memorizzata, non è detto che dovete, diciamo, seguire tutto il brano, quindi finirlo. Potete fare solo una prima parte e nei giorni successivi andare avanti con il video. Ripeto. Andando avanti avrò un ribattuto sul do cerchiato, come prima, che era invece col terzo a chiudere, era così. Invece ora è la stessa cosa effettuata sul secondo cerchiato qui. Quindi due volte un ribattuto col due cerchiato da aprire, quindi di nuovo, ancora ad aprire, faccio solo questa frase ad aprire, dal due cerchiato ad aprire, ancora, ancora, ancora questo, poi aggiungo il terzo, quindi ancora questo. Questo, aggiungo un'altra nota, il 2 a chiudere e risalgo di un tasto e premo un'altra volta il 2, così quindi il 3 quello nuovo ad aprire, il 2 a chiudere e poi salgo di un tasto, il 2 a chiudere, ancora. Due ribattuti, il terzo ad aprire e subito il 2 a chiudere. 3 ad aprire, lo stesso difficoltà di prima. Il 3 ad aprire, solo che era l'inverso. Prima avevamo il 2 a chiudere e il 4 ad aprire, quindi era questo. Ora invece abbiamo il 3 ad aprire e subito il 2 a chiudere. Quindi questo, il 3 ad aprire e il 2 a chiudere. Ancora. Ancora questo. Ora facciamo 5-10 minuti solo queste due note, ripetiamo sempre da ora, mettete in pausa, ripetete 5-10 minuti, ripetiamo dal 2 cerchiato ad aprire, quindi due volte ribattuto col 2 cerchiato, il terzo e il subito inversione del mandice, il 3 ad aprire con l'inversione del mandice, e poi salgo, ancora. Ancora questa frase, ancora, ancora, salgo, ancora questa frase, ora leggo il primo frammento dell'inizio con questo, creando la frase completa, quindi. Questo nuovo, due volte ribattuto. Inizio posso farlo anche fermandomi un po', poi cercherò di farlo di seguito, quindi solo per agevolare diciamo, la mente a memorizzare. Di nuovo, tutto il rigo. Ancora questo. Ora ho fatto la prima frase. Se non vi esce, fermatevi qua e ripetetelo, insomma, tantissime volte. Immaginiamo che esce quella parte di prima. Andiamo avanti. Sono in quinta posizione e prendo da questa nota, dall'ultima nota del primo rigo. Quindi, ecco qua, così. Tutto in diretta, ovviamente. Quindi, l'ultima nota, e abbiamo un terzo dito sempre a chiudere, con un altro terzo dito del nuovo rigo, quindi 3-3, seguito col 2 cerchiato, il 4 di nuovo, 2 cerchiato, poi il 3, e il 3 ad aprire, ancora, dal 3, 3-3, 2 cerchiato, 4,
4 di Mi, 2 cerchiato, 3, il 3 ad aprire, ripeto questa frase, 3, 3, 2 cerchiato, 4, 2, 3, abbiamo quindi un 3 del rigo di prima, poi 3, 2 cerchiato e 4, possiamo anche ripetere tante volte questo 3, 2, 4, e facciamo 5-10 minuti, non fa male. E poi ripeto le altre tre note, che 4, 2 cerchiato e 3. Tipo esercizio. 4, 2 cerchiato e 3. Così. Ancora. Prima lentissima per memorizzare il movimento. Ancora. Cerco poi man mano di velocizzarlo. Ancora, ogni tanto mi fermo e cerco di riflettere se li ho fatti bene, quindi lo faccio 5-10 minuti, poi lego, lasciando magari perdere il terzo del primo rigo, e lo legherò successivamente. Faccio le tre note di prima, che erano queste, 3, 2 cerchiate e 4, ormai l'avrò fatte tante volte che uscirà benissimo, insieme a 4, 2 cerchiate e 3, che è la cellula successiva. E quindi li lego. Ancora. Ancora questo. Ancora. Ancora. 3, 2 cerchiato, 4. 4, 2 cerchiato. Lo velocizzo. Ancora. Fatelo per 5-10 minuti. Dopo aggiungo il terzo di prima, quel 3 che c'è, diciamo, come ho detto prima, che è nell'ultima nota del primo rigo, quindi c'è un 3 e poi quello che ho imparato ora, quindi il 3 e poi, solo che devo legarli, farli più veloci, sono tutte crome, vabbè, non parliamo di note, quindi sono tutte della stessa durata, quindi sarà, quindi tutte uniformi, senza, della stessa durata. Ancora, te lo ripeto, 5-10 minuti. Ancora, quindi 3-3 veloci, ribattuto. Troviamo di nuovo un ribattuto qua, quello di prima. Quindi, solo che un ribattuto sulla seconda nota, sul secondo 3, continua con la melodia. Quindi, ancora. Quando sarò sicurissimo di averlo memorizzato, potrò proseguire avanti. Immaginiamo di averlo imparato bene, ripeto sempre questa frase e poi vado avanti. Avanti ad aprire il terzo, poi salgo di un tasto, di un tasto, quindi in quarta posizione, il 2 cerchiato, 3, e poi il 2 cerchiato, di nuovo qua, ad aprire il terzo in quinta posizione, salgo di una posizione in quarta posizione, 2 cerchiato, il terzo, poi il 2 cerchiato, e ripeto questo. Quinta posizione, 3, salgo di una posizione in quarta posizione, il 2 cerchiato, poi il 3, il 2 cerchiato, quindi è così, 3, il 2 cerchiato e 3 un po' veloci, poi il 2 cerchiato, quindi taratara, questo è l'effetto. Ba, ta, ra, ta, ra. Quindi ancora, il terzo rito dura un po' di più perché è una semiminima, poi abbiamo la croma, semiminima, croma, però vabbè, non pensiamo alle note, ma vi dico il 3 dura di più, quindi 2 di meno, praticamente prolunghiamo il terzo dito sia in quinta posizione che in quarta, quindi ci poggiamo sul 3, para, para, perché anche il battere tra l'altro, quindi 5-10 minuti di questo, ancora, ancora, ancora questo, una volta che l'ho memorizzato, legherò quindi l'ultima nota del primo rigo, da qui, con questa frase, questo pezzettino nuovo. Ancora.
armonizzato, benissimo. Poi vado avanti queste altre note. Se notate bene, queste note successive sono in quinta posizione ad aprire. Sono le stesse note che ho suonato prima, ve le indicherò insomma in partitura, solo che prima erano a chiudere. Prima erano queste. Ora cambia solo che sono ad aprire. Come notate, se studiamo bene queste cellule piccole, le ritroveremo quasi in tutte le partiture. Quindi qua cambia solo che dobbiamo aprire, quindi stesso movimento delle dita, 3, 2, cerchiato, 4, 4, 2, cerchiato e 3. Quindi se l'ho imparato bene prima, qui, riuscirò a farlo qui, dovrò solo invertire il mandice. Qui è ad aprire, quindi. Prima era chiudere all'inizio del secondo rigo, qua invece è ad aprire. Non c'è da spiegare niente. La chiusura è col 2. Ripeto questa cellula di ora. Anche questa in 5 minuti. Uscirà da sola, quindi bastano anche 5 minuti. Ora leggo questi due righi dall'inizio. E ripeterò tantissime volte questa frase, la faccio più lenta. Andando avanti è uguale, proprio identica. Identica, praticamente il secondo rigo è uguale al terzo rigo, non vi spiego nulla, quindi lo stesso rigo si ripete, quindi. Abbiamo imparato tre righi. Questa, diciamo, prima parte l'abbiamo imparata. Ora andiamo avanti con la seconda parte. Siamo in sesta posizione. Abbiamo il terzo dito a chiudere, lungo, il quarto a chiudere, sempre lungo, il quinto ad aprire, lungo. Quindi il terzo a chiudere, quarto, cinque ad aprire, lungo. L'effetto è questo. Ancora, ancora, cercherò di legarle queste note, ancora, ancora questo, ancora, lo ripeterò 5-10 minuti, quindi ad aprire il 5, quindi 3 a chiudere, 4 a chiudere, il 5 ad aprire, quindi legate. Immaginiamo di averlo, quindi mettete in pausa, avete ripetuto 5-10 minuti, se va bene andate avanti. Andando avanti abbiamo due cerchiate, anzi ripeto e poi andiamo avanti. Abbiamo il 2 cerchiato e il 4, sempre ad aprire. E 2 volte il 5, 5, quindi 2 cerchiato, 4, 2 volte il 5. Il 5 fa, fa, quindi 2 cerchiato, 4, 5, 5, fa, fa. Quindi 2 cerchiato ad aprire, 4, 2 volte il 5. Ancora, ancora. Lego le note di prima a queste. A chiudere, quindi il 3, 4, 5 ad aprire e le altre note. Ancora. Se lo memorizzate, vado avanti. Abbiamo 4, 5, 4, una terzina. Quindi ancora queste tre note. Napoli. Ancora. Lo faccio un po' di volte. Ripetetelo 5-10 minuti questo, mettete magari in pausa e lo ripetete tantissime volte. Immaginiamo che l'avete ripetuto quindi questo 4-5-4 in sesta posizione. Aggiungiamo solo il 3 e il 2 a chiudere, quindi il 3. Ancora. Quindi 4-5-4 ad aprire, subito il 3 a chiudere. E il 2 a chiudere, lunghe queste.
il terzo dito e il secondo dito a chiudere. Ancora. Lo faccio per 5-10 minuti. Ancora. Faccio tutto in rigo ora. 3 e 4 a chiudere, il 5 ad aprire, 2 cerchiato ad aprire, 4, 2 volte il 5 ribattuto, pappa, poi 4, 5, 4, il 3 a chiudere, il 2 a chiudere. Quindi. Mettete in pausa e ripetetelo 5-10 minuti. Immaginiamo che lo avete ripetuto. Vado avanti, salirò in quinta posizione e dico nuovo e seguirò il 2 a chiudere, il 3 a chiudere e il 3 ad aprire. Ancora. Quindi 2 a chiudere, il 3 a chiudere e il 3 ad aprire. Ancora. Ancora questo. Ancora. Ripetetelo tantissime volte. In quinta posizione. Il 3 ad aprire. Ancora. Molto semplice, comunque fatelo 5-10 minuti. Poi, andando avanti, salgo di una posizione, quindi in quarta posizione. Suonerò il 3, il 2 cerchiato, scendo di un tasto e eseguirò le stesse note che ho eseguito sopra. Qui ve le indico. Quindi sopra è 3, 2 cerchiato, 4, 4, 2 cerchiato e 3. Come notate sono le stesse di qua sotto. Quindi 3, 2 cerchiato, 4, 4, 2 cerchiato e 3. Con chiudere il 2. Sono le stesse, quindi. Ancora. Però prendo da prima dove ad aprire il terzo dito, il 2 cerchiato. Scendo di una posizione, in quinta posizione, e seguo quelle 6 note che sono uguali, 7 note uguali a quelle di sopra. Quindi ad aprire 3, 2 cerchiato 4, 4, 2 cerchiato 3, il 2 a chiudere. Quindi ancora, se avete imparato bene sopra, c'è poco da dire qua. E questo. Ancora in quarta posizione, 3, 2 cerchiato, e poi scendo in una posizione, le note uguali a quelle di sopra. Anche questo lo fate per 5-10 minuti, poi legate tutto il rigo, quindi il 2 a chiudere, il 3 a chiudere, il 3 a aprire, e quelle note che abbiamo fatto ora. Quindi. Questo lo fate per 5-10 minuti. Vi renderete conto che anche il rigo successivo è uguale. Ve lo faccio ascoltare questo rigo insieme all'altro. Ora uguale. Abbiamo finito il brano. Alla fine dell'ultima di questa battuta, di questo rigo, troviamo il terzo dito, che è lo stesso terzo dito dell'inizio. Quindi suoniamo questo terzo dito e seguiamo praticamente dall'inizio, quindi da questa nota, e facciamo il ritornello. Questo brano lo eseguiamo 5, 6, 7 volte, quante volte vogliamo, in base al cantato, e poi andiamo al finale. Il finale com'è? Ripeto praticamente, faccio solo l'ultimo rigo e poi lo leghiamo al penultimo rigo. L'ultimo rigo è così, in quinta posizione abbiamo 3, 2 cerchiato, 4, scendo di una posizione, in sesta posizione, 2 cerchiato, 4, 5 e il classico finale. Quindi ancora. Ancora, 3, 2 cerchiato, 4 ad aprire. Scendo di una posizione, 2 cerchiato, 4, 5. Le leggo. A 3 a 3 magari. Ancora le prime 3, 3, 2 cerchiato, 4. Le altre 3, 2 cerchiato, 4, 5. Le leggo ora, E leggo anche il 4. Prima leggo solo quelle 6 note, così mi concentro su quelle.
Poi lo ripeto, vabbè, lo fate 5-10 minuti, poi lo ripeterò legandolo insieme al 4 con tutta la scala. E metto il finale. Ripeto. Ripeto dal penultimo rigo per collegarmi al finale. Salgo di una posizione, in quarta posizione. Scendo di una posizione e vado all'ultimo rigo. È questo l'esecuzione, ora la rieseguo. Benissimo, per ora è tutto. Se vi siete impegnati, sicuramente non avrete nessuna difficoltà nell'eseguirla. Comunque, per commenti potete scrivere sotto, diciamo, a questo video, risponderò in base al mio tempo disponibile. Se non pensate ora a mettere i bassi, quindi la prima cosa è imparare bene la mano destra, quindi ripetetela tantissimo, tra un mesetto magari potete iniziare a mettere i bassi. Per chi incontra difficoltà, ho fatto degli esercizi molto semplici per mettere i bassi sulle tarantelle, quindi potete vedere sul canale il video, ci sta un video che insomma del 2007, non mi riferisco a quello, magari lo inserirò in descrizione qui sotto il video. Che dire, un saluto a tutti e alla prossima lezione da Mario Carbone.